Buongiorno, benvenuti in questo video tutorial di Arcadia. Vediamo come poter andare a personalizzare quelle che sono la gestione di modello di disegno in Arcadia. Allora, in Arcadia, infatti, dal menu Home è possibile andare nella sezione Gestione modello. Di base parte con un modello standard dove in pratica ci sono pochi settaggi già definiti. Ad esempio, infatti, quando io parto con un nuovo progetto, come stiamo vedendo adesso sul disegno 1 qui, io parto direttamente con unità di misura in centimetri. Quindi io mi dà la possibilità semplicemente direttamente di disegnare mantenendo quello che è la condizione appunto base di riferimento. Ovviamente però io posso procedere innanzitutto a personalizzare quello che è il mio modello. Vado in gestione modello, infatti qui vedete già c'è il modello personalizzato, quindi io posso attivare un modello predefinito che è quello personalizzato da me. Se vado nelle proprietà, vediamo che quello personalizzato, ad esempio, mi dà la possibilità già di definire quello che è il colore della vista e in particolare come è stata settata l'unità di misura. Difatti, se io adesso vado su vista 1, tasto destro proprietà, ok, proprietà di vista, io posso inserire quindi il livello di dettaglio, metri e andare a salvare appunto sul modello personalizzato, salva come modello. Quindi questa caratteristica è stata definita all'interno del mio modello. Questo lo posso fare per la maggior parte appunto degli elementi di disegno in Arcadia. Ad esempio, prendiamo il muro singolo, quindi io vado a disegnare il mio muro. Ok, mi disegno il mio muro. Vado ovviamente a disattivare quelli che sono la griglia e gli snap, così riesco a lavorare meglio. Ricordo che si possono attivare e disattivare qui in basso a destra e una volta che ho inserito il mio muro, ok, posso andare nelle proprietà del muro e dire guarda, nel mio preset di modello, di gestione modello, io voglio salvare tutto questo, vedete qui anche in questo caso, con determinate caratteristiche, cioè lavorami su un muro di 25 che però abbia una campitura di questo tipo. E posso scegliere quindi di salvare questo contenuto nel modello personalizzato. Quindi vado salva come modello. Quindi se adesso vado a vedere appunto, anzi andiamo a scegliere anche il colore in modo che mi salva anche la caratteristica del modello. Quindi modello salvato. Quindi in questo caso clicco ok, se andiamo a vedere sul menu Home, andiamo su gestione modello, personalizzato, proprietà, vedete mi sta già dando tutti quei preset definiti del modello. Quindi io posso scegliere ovviamente quando vado ad aprire un nuovo progetto, andiamo a vedere, facciamo un nuovo lavoro, lui si presetta, andiamo a vedere. Come nel momento in cui vado a disegnare un muro continuo, ok, vado a vedere innanzitutto quelle che sono le caratteristiche delle proprietà di vista e vedete mi ha già settato metri e alto. E in più, se adesso faccio un muro continuo, mi va a disegnare questo muro, vedete già con il colore che ho definito all'interno del mio, vedete? Come caratteristica all'interno del mio modello. Quindi tutto quello che io vado a memorizzare nel modello viene riportato nella mia gestione personalizzata e quindi posso definire e presettare quelli che sono appunto le gestioni di disegno all'interno di Arcadia. Questo vale per gli oggetti 3D di architettura, vale appunto anche per la formattazione delle campiture, delle dimensioni, delle quotature e così via.